Ciao a tutti da DiegoTheTecnofan.it. Oggi torno con piacere a parlarvi di un nuovo spazzolino dell'azienda Oclean. Si chiama Oclean X ed è uno dei primissimi spazzolini al mondo ad utilizzare l'intelligenza artificiale, questo parolone applicata alla, diciamo, spazzolatura dei denti. Adesso poi dopo vi spiegherò come viene utilizzata. Questo è lo spazzolino. Qui vedete cosa somiglia? Un Mi Band, una Mi Band, ebbene sì, troviamo un fantastico, direi, e comodissimo display incastonato dentro lo spazzolino che ci darà diverse informazioni, soprattutto ci darà la possibilità di scegliere i nostri vari programmi per la pulizia, ma anche di conoscere alla fine, diciamo, della pulizia se abbiamo pulito i denti oppure no. Ci darà un punteggio e ci mostrerà delle zone, diciamo, cieche dove la prossima volta dovremo concentrarci di più nel pulire i denti. Rispetto alla versione che avevo già recensito, ovvero questa, le dimensioni cambiano, vedete, è leggermente più piccolo, ma pesa decisamente molto di meno. Si ricarica in circa 2 ore, ha una batteria da 800 mAh e permette di essere utilizzato per ben 30 giorni se viene utilizzato 2 volte al giorno. Nella confezione, oltre ad una testina, che poi vi dico già, state tranquilli, si trovano quelle di ricambio su Gearbest a dei prezzi veramente convenienti, circa 5 euro ne prendete due. E non vi preoccupate per le testine, perché le testine sono di un'azienda tedesca, si chiama DuPont, che è un po' leader del settore. Non hanno rame, non hanno niente, sono assolutamente innocue per la nostra salute e sono delle testine davvero buone e soprattutto durevoli, perché comunque ci fate circa 2 mesi e mezzo, 3 mesi di utilizzo. Poi ve lo dirà comunque lo spazzolino quando è il caso di cambiarle. Come ho detto, nella confezione troviamo questo caricabatterie, un caricabatterie magnetico, ok, non mi veniva in mente il termine. Basterà appoggiarlo, vedete, per ricaricarlo. Ma qual è la figata? La figata è che qui abbiamo un adesivo che possiamo rimuovere. Questo ruotandolo, non mi ricordo come si fa. Ah, no, è magnetico anche questo. Ok, staccandolo viene via perché lo possiamo attaccare al muro, ok, e poi riporre il nostro spazzolino esattamente. Va, errore. Riporre il nostro spazzolino esattamente così, vedete, adesso è decisamente più stabile. L'avevo messo male perché era all'incontrario. Quindi, molto comodo, molto bella questa soluzione. Se lo vogliamo ricaricare, va piazzato in questa posizione. Se invece lo vogliamo riporre al suo posto, lo potremo attaccare al suo bellissimo magnete. Si ricarica con un semplice caricabatterie USB e, come ho detto, la durata della batteria è di 30 giorni. Abbiamo poi le istruzioni in lingua inglese e in lingua cinese. Questo prodotto, diciamo, arriva dalla Cina, al momento non è ancora commercializzato ufficialmente in Italia. Metto bene la telecamera perché col colpo che gli ho dato si è un pochino spostata. Passiamo anche a qualche caratteristica tecnica. Innanzitutto è dotato di connessione Bluetooth. Perché? Perché viene utilizzata la sua applicazione Oclean, che va installata nello smartphone e ci darà poi la possibilità di vedere veramente come abbiamo lavato i nostri denti. Ha un giroscopio a 6 assi che permette allo spazzolino di capire esattamente dove sta lavorando. Ha la possibilità, ragazzi, oggi la telecamera non rimane ferma. Ha la possibilità di utilizzare più di 20 programmi già preimpostati, ma c'è anche la possibilità di creare un nostro programma personalizzato. L'intelligenza artificiale come viene utilizzata? Viene utilizzata in modo da salvaguardare le nostre gengive, perché se noi stiamo premendo troppo durante il lavaggio dei denti, lui automaticamente diminuirà la potenza, diciamo, della vibrazione e quindi eviterà comunque di avere un sanguinamento alle gengive, quindi davvero una funzione molto molto interessante. Ci sono ben 32 livelli di frequenza, si va da 1 a 32, 1 è quello, diciamo, più leggero, 32 è quello più forte. Soprattutto quando lo utilizzeremo ai livelli, diciamo, massimi, noteremo proprio che diminuirà la potenza, diciamo, della vibrazione se stiamo esagerando. Ha 4 diversi modi di pulizia che poi dopo li vediamo nell'applicazione, e il motore è un motore senza spazzole,
che riesce ad arrivare fino a 40.000 giri. È molto silenzioso ed è davvero molto comodo da utilizzare. Adesso vi faccio vedere come si utilizza questo fantastico display. Si accende il display semplicemente premendo il tasto, ok? Poi, se facciamo uno swipe da destra verso sinistra, appare il programma che stiamo attualmente utilizzando, quindi con potenza, diciamo, della vibrazione 18, 2 minuti di pulizia. La pulizia come viene? Viene divisa in 4 fasi da 30 secondi. Voi noterete che alla fine dei 30 secondi cambierà la vibrazione, quindi dovrete passare dalla parte opposta. Poi dopo vi faccio vedere nel disegno delle istruzioni come intende, diciamo, la pulizia ottimale. Per entrare nel menu principale bisogna fare uno swipe dal basso verso l'alto. Vedete, ci sono le varie modalità. In questo caso possiamo scegliere, facendo uno swipe da destra verso sinistra, il modello di pulizia, ad esempio clean, quella classica, white se vogliamo i denti più bianchi, e massaggio se abbiamo le gengive delicate. Facendo uno swipe dalla parte, diciamo, opposta, ritorniamo al menu principale. Quindi la potenza, diciamo, della spazzolatura, anche in questo caso, vedete, potete scegliere scorrendo su e giù, si va da 1 fino a 32, quello che vi ho spiegato prima. Per scegliere, diciamo, la potenza dovrete tenere premuto fino a che, vedete, non finisce, diciamo, il conteggio dei pallini. A questo punto ritorniamo alla nostra schermata, ricambiamo la schermata. Il tempo della pulizia, che solitamente il minimo è 2 minuti, come ho detto prima, 30 secondi ad arcata dentale, diciamo, la sinistra, destra, sopra e sotto, le informazioni sul dispositivo, quindi il firmware, quelle cose lì, e se volete o no attivare il Zone Reminder, che è, diciamo, quella funzione che vi dirà di ripulire una zona perché non è stata, diciamo, pulita correttamente. E poi vedete, ritorniamo qua, sempre facendo lo swipe, ritorniamo alla modalità, eccetera, eccetera. Una volta acceso il display, se premiamo il tasto, voilà, parte. Vedete, e questa è la vibrazione della testina. È davvero molto molto silenzioso, non dà fastidio ai nostri vicini. Oggi la telecamera proprio non vuole stare ferma, e si può usare tranquillamente anche la sera, magari quando c'è qualcuno a letto, se svegliate presto la mattina, non dà assolutamente fastidio. Ma la cosa più interessante è l'applicazione. Adesso vi faccio vedere come funziona. Allora, questa è l'applicazione, si chiama OClean, è disponibile sia per iOS che per Android, è chiaramente gratuita e ha un'interfaccia davvero molto molto bella, stimolante, diciamo, se così si può dire, e ci mostra subito nell'interfaccia principale tutte le varie statistiche del nostro modo di lavare i denti. Innanzitutto abbiamo il punteggio dell'ultima sessione di pulizia, abbiamo la durata della spazzolatura, la percentuale, diciamo, effettiva di pulizia, perché comunque lui capisce il contatto, diciamo, con i denti, quindi comunque è stato a contatto con i denti per il 92%, quindi buono, direi. I giorni di utilizzo, che servono per capire poi quando è il momento di sostituire la testina, e poi il report, che ci fa vedere tutte le nostre, diciamo, sessioni di pulizia. Abbiamo ad esempio, andiamo a vedere questa, dove ho preso un voto eccellente, però ho un pochino esagerato con la pressione, l'ho messa, era alta, diciamo neanche tanto, e la copertura della, diciamo, di tutta l'arcata dentale non è stata proprio il massimo. Vedete, nelle zone rosse è dove la prossima volta dobbiamo cercare di concentrarci di più nella pulizia. Chiaramente non è semplicissimo seguire, diciamo, le sue regole, perché comunque si basa su questo tipo di pulizia, ovvero divide, che come dicevo prima, l'arcata dentale in 4 punti, quindi dovremo fare 30 secondi in alto a sinistra, 30 secondi in alto a destra, 30 secondi in basso a sinistra e 30 secondi in basso a destra, di cui 10 secondi l'esterno, 10 secondi l'interno e 10 secondi, diciamo, la parte in mezzo, se così si può dire. Poi ci fa anche vedere come utilizzare lo spazzolino, vedete, va messo a 45 gradi, per pulire i denti va utilizzato così. Diciamo che, ok, non sono un dentista io, per l'amor di Dio, però se volete una tecnica, se volete, diciamo, pulire per bene i denti, dovrete comunque seguire questi accorgimenti, oppure andare dal dentista e farvelo spiegare dal dentista. Torniamo indietro, abbiamo poi anche la possibilità
figa di personalizzare il nostro piano di pulizia. Ad esempio, se io vado su Smart Push, cosa succede? Succede che in base alle informazioni che ci mettiamo noi, ovvero se siamo maschi, quando siamo nati, come sono i nostri denti, se fumiamo, se beviamo tanto caffè, se beviamo il tè, eccetera, eccetera, eccetera. Se mettendo anche il colore e premendo recommendation, lui cosa fa? Dice, ok, secondo me questo è il piano che tu devi utilizzare. Metti, provalo adesso, e lui lo va subito a sincronizzare, quindi vi troverete questo diciamo sistema di pulizia. Altrimenti, se volete, vedete qua ci sono diversi piani già preimpostati che potranno fare al caso vostro, come ad esempio una pulizia strong con anche il bianco, diciamo, far apparire più bianchi che si può i denti, oppure un super bianco per i vostri denti. Oppure, se avete problemi alle gengive, una pulizia molto delicata. Vedete, dura 3 minuti, però è molto delicata. Questo per se avete un problema alle gengive, pulizia delle gengive. Magari c'è anche chi porta la dentiera, allora deve lavare le gengive. In questo caso è molto adatto. Vedete, ce ne sono tantissimi, e in più si possono anche creare dei piani personali. Questo è un piano personale che ho trovato io, che ho creato io. L'unica cosa è che non ci darà il report, ovvero quello che avete visto prima, con tutta l'arcata dentale, dove hai lavorato di più, dove hai lavorato di meno, eccetera eccetera. Per i piani, diciamo, creati da noi, questo non accade. In più, qua in basso abbiamo il nostro account con la possibilità di aggiornare il dispositivo, perché comunque è uno spazzolino, sì, ma è, ragazzi, è intelligente, quindi ha bisogno di essere aggiornato. Tra l'altro, mi sono dimenticato di dirvi che è IPX7, quindi lo potete lavare tranquillamente tutto e si può anche utilizzare sotto la doccia. Ma adesso veniamo al prezzo e dove si acquista. Allora, quando non è in offerta, il prezzo ufficiale oscilla tra i 70 e i 75 euro. Al momento su GearBest è in offerta a 63 euro, però io ho un codice sconto che ve lo porterà a 56 euro, e il codice sconto lo trovate, assieme al link per utilizzare il codice sconto, lo trovate sotto alla descrizione del video. Vi arriva a casa in circa 15-20 giorni lavorativi, senza nessun tipo di dogana, senza pagamenti extra. C'è, a seconda, diciamo, dell'offerta, c'è anche compresa una testina in più in omaggio. Comunque, come vi ho già detto, le testine non costano un'esagerazione e le trovate facilmente su GearBest. Ragazzi, io sinceramente ve lo consiglio, mi sono trovato benissimo con questo, tant'è che ce n'ho tipo 3 in casa per tutta la famiglia. Adesso ho questo, è diventato quello preferito da mio figlio, tant'è che me lo ha rubato, e vi dirò, è anche una motivazione in più per fargli lavare i denti, che non è che sia così tanto amante, diciamo, del lavaggio dei denti. Quindi è anche uno stimolo in più, magari è divertente, comunque c'è l'applicazione. Vi dico già che col tempo poi l'applicazione smetterete di utilizzarla, nel senso che io anche questo c'aveva l'applicazione, però poi non l'ho più utilizzata. Mentre comunque avere il display vi porta a sì, non utilizzarla l'applicazione, però vedrete tutte le vostre statistiche già nel display, quindi è davvero una comodità. E uno può dire, ma cosa serve un display nello spazzolino? Beh, serve, secondo me è servito, è utile, e io ve lo consiglio questo spazzolino. Per il momento è tutto, vado a lavarmi i denti. No, scherzo, li ho già lavati. Ciao ciao!